Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di luglio 2022. Un video sorprendentemente importante perché con questo raggiungiamo i 10 anni di video acquisti, un traguardo che francamente non avrei mai pensato di tagliare e che mi fa sorgere una domanda, cioè c'è qualcun altro su YouTube che ha portato avanti questa rubrica per così tanto tempo e tutto sommato anche con grande continuità, perché i momenti di pausa che ho avuto all'interno di questi 10 anni sono stati veramente pochi. È un quesito che mi rimane, naturalmente i video acquisti non li ho inventati io, c'erano già tanti altri YouTuber che li facevano all'epoca, però molti di questi poi hanno chiuso il canale oppure si sono dedicati ad altro, insomma non hanno portato avanti la rubrica. Quindi potrebbe anche essere vera come cosa tutto sommato, ma lasciamo perdere queste speculazioni e diamo il via appunto agli acquisti per Star Comics. Volume 101 di One Piece è stato un volume davvero davvero bello, non importante da un punto di vista di informazioni contenute, perché da quel profilo ci sono stati dei volumi negli scorsi mesi sicuramente più pregni. Questo è stato un volume più, diciamo, orientato all'azione, un volume molto divertente, un volume in crescita soprattutto perché c'è un inizio comunque abbastanza soft, ma poi gli ultimi capitoli sono davvero super rocamboleschi e si arriva ad un cliffhanger finale, secondo me, da applausi. Nel complesso quindi davvero un bel volume e la curiosità di leggere il 102 è veramente alta. Primo volume per la nuova edizione di Mermaid Saga, o come si chiamava fino a poco tempo fa, la saga delle sirene, titolo che onestamente io preferivo, non ho capito il perché di un'esigenza di trovare un titolo differente che oltretutto non si avvicina all'originale, perché il titolo originale credo che sia in giapponese, quindi è semplicemente una scelta diversa. Questa cosa di buttare i titoli in inglese un po' a caso nelle opere Star Comics negli ultimi anni, come detto più volte, mi lascia sempre un po' perplesso. Parlando del contenuto, è stato un gran bel volume, devo dire che ho sempre sentito parlare molto bene di quest'opera, io avendo già letto comunque abbastanza della Takahashi, sapevo cosa aspettarmi e nonostante questo è stato comunque piacevolissimo vedere un'opera più impegnata, diciamo su un piano morale, su un piano quasi filosofico rispetto a certi temi, con un'ispirazione diciamo folcloristica che trovo sempre molto molto interessante e soprattutto con un disegno che a me piace molto, devo dire, uno stile molto anni 80, molto simile a quello di Ranma, circa credo che gli anni fossero quelli, fine anni 80, però con un'estetica generale naturalmente molto diversa, con un tono sicuramente più maturo. E quindi niente, è stato un buon primo volume, naturalmente prenderò anche il secondo. Ha fatto un po' discutere il fatto che costi 18 euro, prezzo che può sembrare in linea con quello di altri editori che anzi hanno ormai sfondato tranquillamente la cifra dei 20 euro su delle loro edizioni, ma che con Star Comics forse ancora non avevamo visto. Io personalmente ormai sto perdendo un po' i punti di orientamento per giudicare il rapporto qualità-prezzo sulle edizioni perché stiamo andando verso una scalata di cui non si intravede ancora la fine, però se devo giudicare l'edizione di per sé, secondo me è buona perché si apre molto bene, la carta è bianchissima, le pagine a colore sono tante. Le alette pure ci sono, l'immagine in copertina in rilievo, quindi in realtà è una bella edizione, però per 18 euro diciamo che è sempre molto difficile rimanere soddisfatti secondo me. Però se facciamo un paragone ad esempio con La Stirpe della Sirena, per rimanere in tema, di Satoshi Kon, aveva appunto un'edizione molto simile, però era molto più brutta con le pagine gialle, la rilegatura era molto più rigida, quindi da quel punto di vista 3 euro in più ci stanno tutti, che quella costava 15 euro, però 15 euro era già tanto, sempre così, sempre un discorso che non ci lascia mai del tutto soddisfatti. L'opera però in sé, come già detto, è meritevole, sicuramente la completerò. Unico acquisto per Goen, come al solito, è un recupero, il volume 26 di Karakuri Circus, serie che mi piace sempre in modo molto altalenante, e infatti gli ultimi volumi, bene o male, li avevo apprezzati, questo è stato drammaticamente più dimenticabile e sottotono relativamente, anche se in realtà individuare un tono generale all'interno di questa serie è molto molto difficile, perché come già detto è un continuo sali e scendi. In generale non mi dispiace, da quello che ho capito
è arrivata ormai quasi alla fine in Italia, però mancherebbe l'ultimo volume che tarda ad uscire in una situazione per Gwen un po' preoccupante ultimamente perché tante serie si sono fermate. Stiamo a vedere come si sbloccherà la situazione, però in generale credo che questa naturalmente mancando solo un volume si concluderà e in generale sono contento che appunto siamo riusciti a sbloccare le sorti di un manga che sembrava condannato per sempre in Italia a rimanere incompleto. Passando agli acquisti per J-Pop, volume 9 per La Finestra di Orfeo, ultimo volume per questa serie che ho apprezzato nel complesso, anche questo volume finale è stato buono, è stata diciamo una degna conclusione. In parte c'è il rammarico per quanto mi riguarda di non aver apprezzato al 100% l'opera, nel senso che comunque si tratta di un melodramma, se vogliamo, storico che mi è piaciuto più per il contesto che non per le vicende personali dei personaggi e quindi mi è piaciuto soprattutto nel momento in cui siamo entrati nell'epoca della rivoluzione russa, dove appunto gli avvenimenti storici si sono fatti preponderanti, però la storia dei personaggi mi è progressivamente interessata meno e quindi appunto non mi posso definire soddisfatto al 100% su questa storia perché poi comunque naturalmente il focus alla fine torna su di loro. Certo, criticare un manga di questo genere per essere eccessivamente retorico, a volte un po' stucchevole, lascia decisamente il tempo che trova perché appunto è un melodramma alla fine, quindi è giusto anche valutarlo per quelle che sono le caratteristiche del genere e da questo punto di vista credo che sia davvero un'ottima opera. Facendo un confronto con Lady Oscar, mi è piaciuto un po' di più ed è una cosa che non avrei mai detto, non tanto perché Lady Oscar magari è un titolo più noto, ma perché questo è anche più lungo, cioè dura letteralmente il doppio. Ma la cosa non mi è pesata più di tanto, onestamente. Andando avanti, ottavo volume per la nuova edizione di Black Jack. Un volume che non mi è piaciuto molto, un peccato perché invece gli ultimi due avevano segnato un cambio di passo per quest'opera che diciamo mi aveva lasciato perplesso in alcuni frangenti. Ribadisco il discorso che trattandosi di un'opera formata da capitoli totalmente autoconclusivi, naturalmente può piacermi più o meno in base alla qualità delle storie singole. E in questo volume di storie singole interessanti, francamente non ne ho lette. C'è una cosa che mi ha colpito in modo particolare perché è presente una storia, diciamo, che ha un epilogo differente, cioè una storia che in un certo senso si ripete, ma che poi ha uno sviluppo, diverso da un certo punto in poi. Mi riferisco a quella dell'automobilista a metà volume. Una cosa un po' particolare, però onestamente, come già detto, non mi è interessata un granché, quindi non lo so, spero che i prossimi volumi possano piacermi un po' di più. Volume 4 per Buddha, rimanendo in tema Tezuka, questo devo dire è un titolo che generalmente sicuramente apprezzo di più perché è un manga che ha uno sviluppo, ha una progressione, insomma, ha dei temi anche secondo me decisamente più interessanti, affascinanti, è però anche un po' pesante secondo me in alcuni frangenti e questa edizione gigantesca rischia di far sentire troppo forse a volte appunto la pesantezza di un'opera strapiena comunque di dialoghi anche molto molto ricchi. Non è forse l'opera di Tezuka invecchiata meglio sotto questo profilo, però da un punto di vista di contenuti è comunque sicuramente interessante. Volume 5 per la nuova edizione di 20th Century Boys, passiamo naturalmente agli acquisti Planet Manga e questo volume mi è piaciuto molto esattamente come gli altri volumi letti finora di quest'opera, i colpi di scena sono sempre tantissimi e ribadisco il problema, diciamo, con questo manga di doverlo leggere anche ogni 2 mesi. È un problema perché questo è sicuramente un titolo che leggeresti subito se avessi a disposizione tutti i volumi per capire davvero le sfaccettature di una storia fatta di tanti dettagli, di tante cose che diventano molto sfuggevoli nel momento in cui le leggi in questo modo. Detto questo, rimane comunque una cosa interessantissima e non vedo l'ora naturalmente di leggere il volume 6. Nuova edizione per un manga che io pensavo non sarebbe mai stato ripubblicato in Italia, ovvero Yu-Gi-Oh! Si tratta di un manga di cui io ho parlato diverse volte in passato, ribadendo un po' sempre lo stesso concetto, cioè che si tratta di un manga fortemente fraintendibile perché chiaramente porta un brand di successo, no? Un nome risaputo e a cui tutti diciamo facciamo ricondurre
delle opere estremamente popolari e commerciali come possono essere le varie serie animate, ma soprattutto il celebre gioco di carte che tuttora è molto molto famoso. Però c'è questo paradosso, soprattutto in Italia, dove tutti i derivati di Yu-Gi-Oh!, quindi le serie animate e i giochi di carte, hanno avuto un successo epocale e invece il manga originale è sempre andato male perché ha avuto due edizioni nei primi anni 2000 che non sono andate per niente bene. La prima non è neanche finita e la seconda è andata avanti malissimo con vendite molto basse che hanno portato appunto a una pubblicazione lenta e con diversi sovrapprezzi. Io spero veramente che questa pubblicazione possa segnare una, diciamo, una svolta, che molti possano apprezzarlo per la prima volta per l'ottimo shonen che è, secondo me, perché qua parliamo di un manga che, ripeto, rischia di essere banalizzato per il fatto di aver avuto un grande successo commerciale nelle epoche successive, ma in realtà si tratta di un manga qualitativamente, secondo me, interessante. E io tra l'altro lo sto ricomprando, cosa che non faccio mai, unicamente perché le prime edizioni che ho ce le ho incomplete, cioè il manga l'ho già letto interamente anche più di una volta, però l'ho letto un po' con i volumi della prima edizione, un po' con quelli della seconda, che sono tutti sparsi, quindi è una cosa che era veramente brutta da avere in collezione, quindi faccio l'eccezione di recuperare questa edizione qua, che a differenza di altre in questo momento sul mercato ha anche un buon rapporto qualità-prezzo, perché 15 euro per una 3 in 1 secondo me ci sta come prezzo. Naturalmente le edizioni 3 in 1 non sono tra le più comode e belle anche esteticamente, però in questo momento mi sembrano una scelta, diciamo, più ragionevole rispetto ad altre. E mi piacerebbe naturalmente anche fare un video serio su Yu-Gi-Oh!, una recensione completa sul manga, magari quando si concluderà questa edizione, e perché no fare anche una recensione sulle varie serie animate che secondo me anche quelle, pur avendo avuto tanto successo in Italia, sono arrivati in un modo talmente censurato e decostruito che tanti ne hanno un'opinione decisamente distorta, secondo me. Piacerebbe parlare almeno delle serie fino alla 5Ds, che secondo me sono le serie che più hanno da raccontare nella loro versione originale, soprattutto. Però insomma vedremo, perché comunque è un argomento che mi interessa. Se magari ci sarà spazio nei futuri video ci dedicherò qualcosa. Per Kappalab ho recuperato il volume unico di Tezuka Pinocchio. Si tratta di un volume che in Italia era stato pubblicato tanti tanti anni fa per la prima volta, ma aveva raggiunto dei prezzi nel mercato secondario veramente fuori di testa. Io, prevedendo che comunque non sarebbe stato poi in realtà un capolavoro, ho preferito aspettare che qualcuno lo ristampasse a prezzi decenti, e così ha fatto Kappalab con questa edizione da 10 euro. Il manga è carino, però naturalmente, come era prevedibile, si tratta di una storia che lascia un po' il tempo che trova, perché alla fine è un riadattamento manga al Pinocchio di Walt Disney fondamentalmente, quindi non alla storia originale, ed è carino come già detto, però è meno interessante anche rispetto ad altre opere di Tezuka di quegli anni, che magari potevano essere per lo più opere originali, però a suo modo simbolico di un rapporto che Tezuka aveva con alcuni lavori Disney che, diciamo, apprezzava particolarmente e che ha riadattato, come nel caso di Pinocchio, ma credo anche Bambi, che tuttavia da noi non è mai stato pubblicato. E concludiamo questo video acquisti con l'angolo delle letture, cioè di quei manga che ho letto questo mese ma che avevo comprato in precedenza. E questo mese ho letto interamente Bloody Monday nei suoi 11 volumi, serie che avevo recuperato interamente qualche mese fa e che ho letto solo qui a luglio, trovandola tra l'altro un'opera molto molto discutibile. L'inizio è fantastico, l'inizio di Bloody Monday è folgorante e mi sembrava in quel momento il manga bello di cui tutti fino a qualche anno fa parlavano, e poi poi dai volumi 3-4 circa le cose già iniziano ad andare un po' storte, e poi secondo me il livello scende progressivamente. Non lo so, mi è un po' dispiaciuto perché, ripeto, si tratta di un manga di cui in generale c'era una buona opinione fino a qualche anno fa, poi si tratta di un'opera che come altre è caduta nel dimenticatoio e non se n'è più parlato, però non lo so, mi aspettavo un po' di più. Alla fine la trama ha delle buonissime premesse, però poi non è così tanto interessante nei vari sviluppi, fanservice un po' troppo ridicolo, personaggi decisamente stereotipati, insomma. Non lo so, speravo di meglio sinceramente per quest'opera. Non l'ho pagata tanto, quindi per carità, non mi dispiace averla recuperata, però mi aspettavo di meglio.
Il video acquisti quindi termina qui, ci vediamo al prossimo video e alò alò!